Bene amici del Santa Quad, benvenuti in questo nuovo video dove vi presento la configurazione dell'Archer D20, il nuovo modem di casa TP-Link dalle alte prestazioni. Allora, come prima cosa, per configurare il prodotto dobbiamo collegare il cavetto grigio, che è praticamente il cavetto RJ11 che troverete nell'interno della confezione, direttamente nella vostra presa del telefono. Se avete il telefono dovete mettere il filtro DSL e il filtro DSL ha sia la parte modem che la parte telefono. Successivamente dovrete accedere all'indirizzo IP 192.168.1.1. Farete invio e verrete dirottati all'interno di questa pagina. Chiaramente io sono collegato via Ethernet. Nel caso in cui non possiate collegarvi via Ethernet, per collegarvi alla rete che crea il TP-Link Archer D20 troverete la password scritta sotto al modem alla voce PIN password. Qui dobbiamo necessariamente scegliere una nuova password e confermarla. Metteremo 123456789. Questa è una prova. 123456789. Facciamo salva. Ci rimanda alla pagina di login. Dobbiamo mettere quindi la password che abbiamo selezionato dall'1 fino al 9. Facciamo login e abbiamo accesso al Quick Setup. Quindi alla voce region mettiamo Italy e in time zone mettiamo più 1. Comunque avremo la parte dove c'è scritto ROM, che è comunque questa, vedete? Facciamo Next. E adesso dobbiamo scegliere il nostro ISP provider. Comunque adesso attendiamo. Ok, ISP list. Allora, piccola notazione di servizio. C'è un problema sul firmware che mi è stato comunicato da TP-Link che si risolverà il mese prossimo, che prevede che anche per la licea DSL, per quindi la linea di Telecom, ci sia la connessione in PPPA, che tra l'altro non possiamo modificare, e questa è una configurazione errata. Quindi, se avete Alice, sia DSL, Infostrada, MS-Link e quant'altro, dovete selezionare Other. Quindi, se non siete sicuri, fate Other, fate Next, e qui vi fa modificare tutti i parametri. Quindi qui avete pieno controllo di tutti i parametri. 8,35. Eccola qua. Faccio Next. Attendiamo che carica il modem. E qui abbiamo la possibilità di rinominare le reti wireless e quant'altro. Qui lasciamo pure queste qui, anzi sì, lasciamo queste. Magari come passo mettiamo 78 1 2 3 4 5 6 7 8. Ora in questa pagina dovete selezionare I am using a wired connection. Se invece siete connessi via wireless dovete selezionare questa spunta. Io sono connesso con cavo Ethernet dal modem router al mio PC, quindi seleziono questa spunta, faccio Next. Non vi preoccupate se vi viene una pagina di errore e quant'altro. Attendete fiduciosi che vedrete che il modem si collegherà tranquillamente in internet senza nessun tipo di problema. Ecco, per esempio il mio è già connesso, ma magari su linee un po' degradate, magari dovete attendere qualche minuto prima che il modem si connetta. Il modem è già tutto a posto. Vi faccio vedere un attimino come si fa ad andare a vedere la rete wireless, quindi andrete in wireless e qui avrete la rete 2,4 GHz e la rete 5 GHz. Queste sono le password, io le ho cambiate poco 20 secondi fa, ma tra l'altro se non le avete sostituite sono quelle scritte sotto al modem. Se invece andate nel menu Advanced, sempre in wireless, abbiamo la modalità avanzata dove potete modificare alcune cose e quant'altro. Per le modifiche, ottimizzazioni e wireless, questo video non fa il caso vostro, questo è solo un video di configurazione. Quindi per questo video è tutto, vi invito a mettere un like al video, condividetelo con più persone che potete. Vi ricordo di commentare se avete dubbi o qualsiasi altro tipo di problema. Ci vediamo al prossimo video dove vi faccio vedere la nuova interfaccia che tra l'altro avete visto anche adesso, che è la nuova interfaccia di TP-Link, la nuova GUI, Graphic User Interface, e che adesso è disponibile sull'Archer D20 e a breve sarà disponibile su tutta la serie Archer. Grazie e al prossimo video. Terminato. Con queste modifiche sicuramente i problemi legati alla DSL li risolverete.